Il nostro viaggio verso la Svezia è iniziato così, con un volo in partenza da Bologna e un tramonto meraviglioso a darci il benvenuto. Avevamo prenotato un albergo a Malmo, proprio di fronte alla stazione centrale. Un albergo semplice, essenziale, con una stanza piuttosto piccola, ma in realtà perfetta per noi. Anche la colazione, nella sua semplicità, era veramente ottima. C'era tutto quello che volevamo. Il primo posto che abbiamo visitato a Malmo è stata la chiesa di San Pietro, una chiesa enorme che è l'edificio più antico della città, risale infatti al 1300. Sono ancora visibili alcuni degli affreschi medievali originali, però purtroppo la maggior parte di essi è andata distrutta con il tempo. In ogni caso era chiaramente tutto addobbato per il periodo natalizio e univa antico e moderno in maniera meravigliosa. Attraverso stradine coloratissime e poco trafficate siamo arrivati al Kungsparken, uno dei primi parchi aperti al pubblico della città che ospita un'infinità di alberi secolari ed esotici. Un parco meraviglioso, praticamente ci sembrava di stare all'interno di un libro, soprattutto la parte che vedete adesso, quella dove c'era il torrente d'acqua e il laghetto con le anatre. Tutto veramente molto suggestivo e immagino che d'estate sia ancora più bello. Successivamente ci siamo spostati al castello di Malmo, che è proprio adiacente al parco. Il castello di Malmo oggi è sede di vari musei, il museo d'arte, il museo civico, il museo della storia naturale e il museo marittimo e della tecnologia. Ovviamente noi li abbiamo visitati tutti, anche perché si possono visitare acquistando un unico biglietto. Ed è stato divertentissimo, noi amiamo questo genere di musei, molto interattivi ma soprattutto con tante tematiche, quindi la possibilità di vedere tanti oggetti diversi, tanti animali diversi, un po' di storia, un po' d'arte, un po' di storia naturale, insomma, era veramente un museo completo che ha occupato gran parte della nostra giornata. Dopo la visita al museo siamo tornati in albergo dove ci siamo sistemati in questa stanza relax dove abbiamo letto e ci siamo riposati dopo la lunga giornata. Attraversando il mare con il treno siamo arrivati a Copenaghen e abbiamo dedicato la nostra giornata alla visita di questa splendida città che è poi la capitale della Danimarca. Ovviamente il primo
primo posto che abbiamo visitato è stato il Museo Nazionale di Copenaghen, il museo più grande della città, che oggi presenta la storia danese dall'età della pietra in poi, attraverso l'era vichinga, il Medioevo e il Rinascimento, e si trova nel Palazzo del Principe. Si sviluppa quindi su numerosi piani, tutti molto interessanti, noi l'abbiamo visitato con grande piacere. Inoltre alcune sezioni del museo sono dedicate non solo alla storia danese e nordica, ma anche a quella di altre parti del mondo. Ebbene sì, queste sono case delle bambole che io sono riuscita a riprendere all'interno delle piccole finestre e vedete ci sono stanze completamente arredate con mobili e tutti i suppellettili a cui potete pensare. Veramente una chicca. Altro luogo che non potevamo non visitare è Christiania, la città libera di Copenaghen, un quartiere parzialmente autogovernato della città che ha conseguito uno status semilegale come comunità indipendente. La via principale è chiamata Pusher Street, dove l'hashish viene venduto in piccoli chioschi. In realtà comunque a me questo quartiere non è piaciuto tanto, sembrava quasi un ghetto, c'era molta immondizia, gli edifici cadevano a pezzi e l'odore era veramente nauseabondo, quindi sicuramente interessante da visitare, di certo non il posto migliore di Copenaghen. Prima di riprendere il treno e tornare a Malmo abbiamo visitato, o meglio percorso, la via dello shopping di Copenaghen, che è la via dello shopping più lunga d'Europa. Ci siamo anche fermati all'interno di un grandissimo centro commerciale che abbiamo visitato in lungo e in largo prima di riprendere la via del ritorno. L'ultimo giorno dell'anno l'abbiamo dedicato alla visita di Malmo, quindi abbiamo visto la chiesa di San Giovanni, poi ci siamo spostati per le vie della città e abbiamo anche trovato un cimitero parco, ovvero un parco che è stato adibito a cimitero, molto elegante, silenzioso e ben curato. È stata una piacevole sorpresa. Ci siamo poi spostati in un centro commerciale dove abbiamo passato il resto della giornata, perché purtroppo l'ultimo dell'anno la maggior parte dei luoghi erano chiusi. E infine abbiamo cercato un ristorante dove poter cenare e poi festeggiare il Capodanno. Allora, dopo aver girato tutta la città di Malmo cercando una piazza dove ci fosse un po' di gente o dove fosse possibile vedere fuochi e festeggiare, ci siamo resi conto che Malmo è una città dove non succede niente. Non ci sono feste, non ci sono negozi aperti, non ci sono locali aperti, non ci sono persone. Praticamente siamo gli unici viandanti in questa città deserta, ma illuminata, molto carina. E quindi adesso cerchiamo disperatamente un posto dove mangiare, mentre non mi calcolo assolutamente. Saluta i follower. Malmo hanno speso tutto per le luci. Ma sì, Malmo hanno speso tutto per le luci, ma poi per festeggiare. Ma in realtà sentiamo dei fuochi d'artificio da qualche parte, lontani,
è dalle 7 che stanno facendo fuochi d'artificio, ma noi non li abbiamo trovati, li abbiamo soltanto sentiti. E questo è il nostro capodanno, in una città post apocalittica. Adesso andiamo a mangiare. Corrente non la pago. Uo Charlie, che sia. Capelli, mi devo fare. No. Fammela passare, forza. Il nostro capodanno si festeggia. Che sì, ma guarda i capelli. Il nostro capodanno si festeggia. Ti ci metto un po' di... Dai, forza. Ti ci metto un po' di queste facce. Fermo. Senti i botti? Perfetto. Siamo fuori, siamo all'aperto. In realtà il nostro capodanno sarà nella camera d'albergo. Ma noi siamo felici perché... Extra lusso. Ci andiamo. Buon anno a tutti. Buon anno. Festeggiamo. Primo gennaio, ultimo giorno a Malmo. Volevamo visitare il museo della cioccolata, ma purtroppo era chiuso. Una giornata ventosissima, era freddissimo, quindi è stato molto difficile stare all'aperto. Però è stato bello perché abbiamo visitato comunque la parte del porto di Malmo, quindi ci siamo recati vicino al mare e c'era un sole splendido, quindi non sentivamo veramente il freddo. Anche se guardate queste barche come si muovevano per via della corrente e del forte vento. Comunque è stata una visita molto suggestiva e sono felice di aver avuto modo di vedere anche questa parte della città. Come sempre tutto molto curato e pulito. Un buon modo per salutare questa splendida città che ci ha ospitato tra la fine del 2018 e l'inizio del nuovo anno.